Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La Vergine Maria, regno della Divina Volontà, sedicesima meditazione, la Regina del Cielo, nel regno della Divina Volontà, continua la sua vita nel tempio e forma un giorno nuovo per far spuntare il fulgido sole del Verbo Divino sulla terra. Mamma mia dolcissima, sento che mi hai rubato il cuore e ricorro alla mamma mia, che tiene il mio cuore al suo come pegno di amore, ed al posto del mio cuore vuole mettere la Divina Volontà come pegno d'amore di madre. Perciò vengo nelle tue braccia, ciò che come figlia tua mi prepari, mi dia le tue lezioni e faccia ciò che vuoi di me. Perciò ti prego di non lasciare mai sola la figlia tua, ma di tenermi sempre, sempre insieme con te. Figlia mia carissima, oh, come sospiro di tenerti sempre insieme con me. Vorrei essere il tuo palmo, il tuo respiro, le opere delle tue mani, il passo dei tuoi piedi, per farti sentire per mezzo mio come operava la Divina Volontà in me. Vorrei riversare in te la sua vita. Oh, come è dolce, amabile, incantevole e ravvivente. Oh, come mi renderesti doppiamente felice se avessi te, figlia mia, sotto l'impero totale di un fiat divino che formò tutta la mia fortuna, la mia felicità, la mia gloria. Ora prestami attenzione ed ascolta la mamma tua che vuole dividere insieme con te la sua fortuna. Io continuavo la mia vita nel Tempio, ma il cielo per me non era chiuso. Io potevo andare quante volte volevo. Avevo il passo libero di salire e scendere. Nel cielo avevo la mia famiglia divina, ed io ardevo e sospiravo di trattenermi insieme con loro. La divinità stessa, le divine persone, mi aspettavano con tanto amore per conversare insieme con me, per felicitarsi e rendermi più felice, più bella, più cara ai loro occhi. Del resto non mi avevano creata per tenermi lontano. No, no. Volevano sentirmi come figlia, volevano sentirmi, sentire come le mie parole animate dal fiat tenevano la potenza di mettere pace tra Dio e le creature. Amavano di essere vinti dalla loro piccola figlia e sentirsi ripetere «Scenda, scenda il Verbo sulla terra». Posso dire che la stessa divinità mi chiamava ed io correvo, volavo in mezzo a loro. La mia presenza, non avendo fatta mai la volontà umana, ricambiava loro l'amore e la gloria della grande opera di tutta la creazione, e perciò mi affidavano il segreto della storia del genere umano. Ed io pregavo e ripregavo che avvenisse la pace tra Dio e l'uomo. Ora, figlia mia, tu devi sapere che la sola volontà umana chiuse il cielo, e perciò non le era dato di penetrare in quelle celesti regioni, né di avere commercio familiare con il suo creatore. Anzi, l'umana volontà aveva gettato la creatura lontano da colui che l'aveva creata. Come l'uomo si sottrasse dalla volontà divina, divenne pauroso, timido e perdette il dominio di se stesso e di tutta la creazione. Tutti gli elementi, tutti dominati dal fiat, erano rimasti superiori a lui e gli potevano fare male. L'uomo aveva paura di tutto. E ti pare poco, figlia mia, che colui che era stato creato re, dominatore di tutto, giungeva ad avere paura di colui che lo aveva creato? Strano, figlia mia. E direi quasi contro natura che un figlio abbia paura di suo padre, mentre è natura che, come si genera insieme amore e fiducia tra padre e figlio.
E questo si può chiamare la prima eredità che tocca al figlio e il primo diritto che tocca al padre. Sicché Adamo può fare la sua volontà perdente, l'eredità del padre suo, perdette il suo regno, si rese lo zimbello di tutte le cose create. Figlia mia, ascolta la madre tua e pondera bene il gran male dell'umana volontà. Essa toglie gli occhi dell'anima e la fa diventare cieca, in modo che tutto è tenebre e paura per la povera creatura. Perciò metti la mano sul tuo cuore e giura alla mamma tua che vorresti piuttosto morire che fare la tua volontà. Io non fare mai la mia volontà, non avevo nessuna paura con mia creatura. E come potevo avere paura se mi amava tanto? Ed il suo regno si stendeva tanto in me che con i miei atti andavo formando in pieno giorno per fare sorgere il nuovo sole del Verbo Eterno sulla terra. Ed io, come vedevo che si andava formando il giorno, così aumentavo le mie suppliche per ottenere il sospirato giorno della pace fra il cielo e la terra. Ora domani ti aspetto per narrarti un'altra sorpresa della mia vita di qua giù. Bene, è incredibile come queste pagine, insomma, già conosco, già a suo tempo contemplare e meditare, quando si rileggono lasciano sempre, insomma, abbastanza colpiti, certamente, perché si spera che queste pagine crescano con noi. Io sono rimasto veramente allibito dall'ascoltare alcune cose e dal percepire alcune finezze con le parole che afferma la Madonna. Diciamo, il senso globale di questo insegnamento è uno solo. Si deve esprimere in termini matematico-algebrici. La paura di Dio e di qualunque altra cosa è inversamente proporzionale a quanto si vive nella divina volontà, o se si preferisce, è direttamente proporzionale a quanto si vive di volontà umana. Noi sappiamo che la vita nella divina volontà è fondamentalmente vivere il paradiso terrestre prima del paradiso celeste, certamente con le opportunità d'altamente che la Madonna conosce molto bene, anche lei, ecco, della croce che bisogna abbracciare e che è conseguenza diretta del peccato, che se anche non riguarda noi, riguarda i nostri fratelli, e quindi dobbiamo accettarla ed amarla per un nome, perché è solo quella che serve a purificare, a togliere, a eliminare tutto ciò, tutto il male che il male produce, che il peccato produce. Ma tolto questo aspetto, che comunque rimane essenziale, si vive il paradiso sulla terra. Dobbiamo immaginare, voi sapete che i mistici dicono che ogni tanto il nostro Signore ti prende e ti ravvisce in estasi. Chi di voi è capace di prendere e andarsene a fare un giro in cielo adesso, andare davanti al trono dell'Altissimo, farsi due chiacchiere e tornare indietro? Se poi non lo spiega, voi dovrete pure rimbalzo in giro un po' di gente. Non possiamo fare una cosa di questo genere, non sappiamo come fare. Allora c'è bisogno, non leggi i testi i grandi maestri di spirito della mistica, che Dio faccia un'operazione che si chiama il rapimento, per mezzo della quale astrae, proprio te la strappa quasi, la parte superiore della tua anima. Voi sapete che quando uno sta in estasi diventa freddo, capite? Sembra morto per certi aspetti, fino a quando non rientra. Questa è un'operazione divina. La deve fare il padre. Siamo sicuri che per la Madonna era proprio così? Ma quello che lei dice non era proprio così. Perché a un certo punto lei ha detto che poteva andare da loro quando voleva.
Il cielo per me non era chiuso, era una riflessione. Io potevo andare quante volte volevo. Avevo il passo libero di salire e scendere. Capito? Quindi, pur stando sulla terra, potevo andare ogni tanto a farsi una passeggiata davanti alle tre persone della Santissima Trinità, non soltanto quando loro mi rapivano, ma anche quando voleva farsi un giro d'amore della Santissima Trinità. Insomma, questa è tanta roba, non so, ma la divinità, le mille persone mi aspettavano con tanto amore, quindi erano tutte contente di poterla accogliere, per conversare insieme con me. Capito? Quindi, questo è un modo di andare sulla terra, era, come si dice in termini tecnici, via Trice, quindi vivendo una cosa che ordinariamente non è possibile vivere in questo mondo. Felicitarsi e rendermi più felice, più bella e più cara ai loro occhi. E poi ci troverà un segreto. Mica mi avevano creata per tenermi lontano. Volevano godermi come figlia, volevano sentirmi. Questo, migliori miei cari, non vale solo per la Madonna. La Madonna ha potuto viverlo, questo vale per tutti. Se dipendesse da lui, il Signore non vorrebbe tenerci lontano, non vorrebbe posporre necessariamente nel tempo tante gioie, ma vorrebbe darcene subito. Io vedo che mi guardate, insomma. Cioè, la vita nella divina volontà significa vivere questo, cioè, io insomma, ripeto sempre un'esperienza personale, io la prima volta che ancora questo testo, la prima cosa che lessi, e quando leggevo queste cose, io rimanevo con gli occhi così, dico, ma ho capito poco da rileggere, forse non ho capito bene, se ne andavo a vedere bene che. E invece ho capito bene. Quindi questa è una cosa che potenzialmente, direbbe San Tommaso, è possibile. Dipende solo da noi, non dipende da Dio. Dipende da quanto la vita del Fiat Divino, il regno della Divina Volontà, chiamatelo come volete, entra realmente in noi e totalmente in noi. Dopodiché, è lecito aspettarsi di tutto, può darsi che non succeda niente, che succeda soltanto quello che succede, come dire, ordinariamente, quindi grande pace, grande gioia, grande tranquillità, grande fortezza nelle tribolazioni, costanza nelle prove, che già insomma è tanta roba, no? È lecito aspettarsi di tutti, di tutto, di tutto. Addirittura posso dire che la stessa divinità mi chiamava. Ed io correvo, volavo in mezzo a loro. E qual era il segreto? Come mai non poteva fare queste cose? Non avendo mai fatto la volontà umana, la mia presenza ricambiava loro l'amore e la gloria della grande opera di tutta la creazione. Mi affidavo nel segreto della storia del genere umano e io pregavo e ripregavo che avvenisse la pace tra Dio e l'uomo. Pensate che la Madonna vive questa cosa mentre ancora non era compiuta la redenzione, quindi cioè, fino a quando non è stata compiuta la redenzione, questo era più che fantascienza per gli esseri umani, capite? Molto più che fantascienza, perché c'era uno stato di inimicizia, di separazione tra l'uomo e Dio, uno stato tra peccato commesso, quindi che alza un muro, come dire, invalicabile tra la creatura e il creatore, non ancora abbattuto, come dice San Paolo, dall'opera della redenzione compiuta da Gesù. L'opera della redenzione compiuta da Gesù, secondo quello che dice chiaramente in questi scritti, è una grandissima cosa, ma è la prima tappa del processo di salvezza, come dire, integrale, totale dell'uomo. È molto, ma è poco in confronto a tutto.
che vive in grazia di Dio, che fa una bella confessione, che osserva i 10 comandamenti e fa una buona vita in grazia, ma continuando però a vivere di propria volontà, per carità, rispetto a una persona che è lontana da Dio, è il cosiddetto tra virgolette peccatore, fa una vita fantastica, ma rispetto a quello che stiamo ascoltando, ma con una vita meschina, piccola, povera. Ecco, allora qui dobbiamo chiaramente, perché il titolo di questa meditazione può essere veramente il grande male della volontà umana. Solo la volontà umana è chiusa in cielo, quindi, ma non la chiude, c'è una chiusa in padella. Noi abbiamo preso, cioè, facendo un'immagine, su una porta, l'abbiamo presa e l'abbiamo chiusa e sprangata. Noi, cioè, io ogni tanto quando penso al peccato degli angeli ribelli, perché è una cosa insomma, ma come tutte quante, è follia. Cioè, uno è folle, capite? Cioè, uno è matto se si va a privare di beni tanto grandi, per che cosa? Però se uno ci pensa, siamo matti per noi. Se uno ci pensa bene, siamo matti per noi. Cioè, se uno interiorizza bene queste cose, ma veramente gli viene, cioè dice, la paura non esiste più. No, la paura non esiste più, tranne che due cose. Che io faccia solo una chiamata, il timore, che io faccia solo atto di volontà mia. Anche nel poco, anche nel lecito. L'umana volontà aveva gettato lontano la creatura da colui che l'aveva creata. È un atto, capite, libero e spontaneamente, volontariamente voluto dall'uomo. Certo, noi non siamo danno, anche se ne siamo figli, ma noi abbiamo una vita terrena da compiere. Ci abbiamo i singoli atti presenti in cui si svolge il libro della nostra vita terrena, dove continuamente siamo a piccoli, medi o grandi vivi. Che faccio? Ma quando si comincia veramente a teorizzare queste cose, e questo bisogna viverlo, io entrando in questo mondo si capisce quello che dicono sempre i maestri di spirito, che tante cose della vita spirituale tu puoi provare a spiegarle, ma capisci che la spiegazione non è adeguata, perché se una persona non comincia a fare le esperienze può capire fino a un certo punto, però comunque qualcosa sì. E nasce spontaneo nel cuore quando si comincia a credere a queste cose, entrare in questo mondo, veramente quella sana diffidenza, cioè quella tranquilla, non è che l'ansia, l'agitazione, cioè, adesso sto a fare la volontà di cielo, sto a fare la mia, lui non campa più perché sta in ansia, in tensione, queste non sono cose buone, però c'è quella disposizione di fondo che poi, come dire, attraversa veramente attimo per attimo, dove si ha questa apertura nel cogliere attimo per attimo quello che Dio ti mette davanti e adeguare continuamente il tuo cammino al suo. Ecco che non si arrabbia più, veramente non si arrabbia, perché noi ci arrabbiamo? Noi ci arrabbiamo quando la nostra volontà viene contristata. Provate a pensare, provate un 5 secondi di silenzio. Cos'è l'ira? L'ira è un'esplosione perché le cose non stanno andando come voglio io, non sto facendo quello che dico io. Sempre così, nel piccolo e nel grande, nel piccolo e grandi cose. Allora, se tu rinunci a volere quello che vuoi, e non te la più, non te guardi. Perché anche nelle circostanze, anche nel peccato di chi ti sta vicino, di fede di chi ti sta intorno, nelle prove della vita, vedi una divina permissione, permesso comunque per il tuo bene. E quindi non te la più. Capite anche perché si dice, no, la differenza che c'è tra il vivere nella divina volontà e il combattere per la santità, sono fiori, mettiamo un altro treno, il combattimento spirituale di scuri, capite? Tutti, la ascetica, che cos'è? Dice, vuoi diventare santo? È difficile, ma è difficilissimo.
perché devi combattere contro te stesso, contro le passioni, contro i vizi, devi privarti un sacco di cose, devi fare degli atti eroici. E certo, questa è la vita sotto questo punto di vista è difficilissima. Ecco perché i santi sono pochi. Perché tu combatti, manca una lingua, mettiamo la mia, manca una lingua, capito? Capito? C'è Francesco Di Sardi, questa cosa che lo fa, ci ha messo 21 anni di mangiamenti di lingua, alla fine c'è riuscito, ma ci ha messo 21 anni, ci ha messo, capito, di mangiamenti di lingua. Ma qui tu non combatti più frontalmente, non sei tu contro il nemico, ma tu lo bypassi, cioè, capito? Lo bypassi perché capisci che qual è il problema? Che mi arrabbio o il perché mi arrabbio? Allora tu non vai più al fatto, all'atto, vai alla causa, vai alla radice e quindi lo strappi proprio come quando tu, come dire, tagli un albero oppure lo sradichi, se lo sradichi non cresce più, non c'è più, perché se tu lo tagli dopo un po' ricresce, capito? Sta in continuazione, fa tutta la vita, fate un lavoro immane per ottenere questi frutti. Perché ci insuperbiamo la superbia? Perché usciamo dalla regola di quello che Dio vuole per noi. È possibile insuperbirsi con una persona che viene nella divina volontà? Ogni tanto qualcuno scandisce nella divina volontà è peccato. Cioè, se tu ci entri fino in fondo, certamente rimangono le miserie della vita, le imperfezioni, la confessione viene fatta fino al termine dell'esistenza, così come ha fatto Luisa e tutti quanti i santi. Quando tu ti raffini, voglio vedere che è capace una gran donna a stare secondo per secondo, picco secondo, nanosecondo per nanosecondo, sulla divina volontà, è impossibile per noi. Quindi avremo sempre, come dire, di che crescere e migliorare, quindi avremo sempre bisogno del sacramento della confessione. Però c'è uno scatto, un salto di qualità. Dice ancora, altra pillola di sapienza, come l'uomo si sottrasse dalla volontà divina divenne pauroso. Qual è la prima cosa che dice a Dio quando lo va a cercare? Ho avuto paura di te. La paura di Dio, che è la prima forma di paura, che è una follia. Ma cos'è che ci può venire paura di Dio? Come si dice, il fatto che c'è la coscienza sporca. Una persona che viene da divina volontà non c'è niente di cui avere paura. Dicevamo da un pace avere paura di colui che vedevo in continuazione mi amava infinitamente, mi ricolmava di grazie e di bene. Ma come fai? Capite? Che è quanto di più innaturale che possa esistere. Quindi qual è la causa della paura di Dio? Sei tu. Se tu vivi nella paura, hai detto in San Paolo, no? Non abbiamo ricevuto uno spirito di servi per ricadere nella paura, ma abbiamo ricevuto uno spirito di figli per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Catechesi, sta facendo con Francesco il Padre nostro, proprio quella di un paio di minuti fa, Abba, dice Abba, cioè noi non ci pensiamo, Abba significa papà. Cioè non è questo qua che tu ti metti a fare lo scemetto, che chiami Dio papà tanto per farlo come se sia fa un gioco, capite? Non è un gioco questo qui, ma dire che puoi chiamare Dio papà significa che tu c'hai un rapporto veramente intimo, filiale, d'amore con lui, che non sta più sincronizzato sulle frequenze della paura, ma sulle frequenze appunto dell'amore filiale e intimo, in tutto, cioè non è un fatto, come dire, che abbraccia trasversalmente tutta la tua esistenza, tutta la tua vita, ogni attimo della tua vita, perché Dio è tuo papà, in atto di prendersi personale, meticolosa, come dire, puntuale cura di te ogni istante della tua esistenza. E tu questo impari a conoscerlo. Uno dei processi fondamentali, a mio avviso, per comprendere questo mondo, per entrare nella divina volontà, è cominciare a guardare le cose con occhi nuovi, tu non devi vedere come mi sta amando io in questo. Questa è la, capite? Quindi a riconoscere le tracce dell'amore di Dio dappertutto. E hai visto quello che si fa? Che cosa sono i giri del fiat creante? Queste parole, insomma, che sono i giri del fiat creante, queste cose strane. È che tu devi imparare a guardare la creazione, la bellezza della creazione che tutti percepiamo, che tutti percepiscono la bellezza della creazione.
isolata e casuale, ma come un'opera di Dio, una firma e un atto d'amore di Dio per te, come tutte le cose. Questo deve essere in continuazione, un esercizio interiore, capite? Continuo che si fa. Anche, ripeto, quando ci sono cose meno gradevoli, perché una cosa meno gradevole, questo è il primo approccio con questo che si ha nella fede, è un atto di amore di Dio per te. Tu non lo capisci, ma lo è. E passa per cose meno gradevoli, semplicemente perché ci sono in te dei peccati, delle imperfezioni, delle cose che devono essere corrette e purificate. E tu questo lo devi comprendere, lo devi interiorizzare, per cui a Dio quando arriva la cosa devi dire grazie, ma non grazie semplicemente perché, grazie perché, e poi prova a fare così e vedrai se dopo che l'hai fatto non vedi che c'era proprio da dire grazie per questa cosa, mi serviva proprio anche se ci ho sofferto e anche se mi ho fatto stare male. È così, capite? Quindi vedete quante dinamiche che attiva questo modo di pensare, no? Pauroso di Dio, e poi abbiamo 100.000 paure, le fobie, argomento vecchio. La paura di per sé non abita, la paura del futuro, per esempio. La paura quando non si trova in stati di precarietà, quindi manca la terra sotto i piedi. Che cosa mangeremo, che cosa berremo, ricordate il Vangelo. Come vestiremo? Che risponde Gesù? Di queste cose si preoccupano i pagani. Non lo sai che tu c'è un padre in cielo? Ti fa un di fame, secondo te? Non lo sa che c'è bisogno di mangiare? Non lo sa. Cosa dice però alla fine del passo? Se Dio veste gli uccelli, non farà assai più con voi attenzione. Gente di poca fede. Gente di poca fede. Perché la prima porta che noi c'è, la prima chiave che noi abbiamo per riaprire la porta che noi abbiamo chiuso, la fede, che era la prima. E se la fede non ce l'hai, che succede? Che ti muori di fame. Ma non è che ti muori di fame perché Dio non provvede, ti muori di fame perché tu non ci credi che Dio provvede. Non è che noi non riceviamo le grazie e non possiamo andare come una Madonna su giù per il paradiso perché Dio non ci vorrebbe, ma perché siamo noi che abbiamo chiuso le porte. Capito? E tutte quante le paure che noi abbiamo non sono mai cose che vengono da Dio. Perché i sentimenti che vengono da Dio sono ottimismo, fiducia, serenità, la paura che gli altri non mi accettano. Cioè, l'essere, come dire, l'axis della mia persona non dipende dall'essere accettato dagli altri, a parte che non sto più. Se uno viene nella divina volontà, è molto più accettato dagli altri perché assume uno stile di vita gradevole. Perché siccome gli uomini non è che ragionano, però se tu vedi una persona che buona, tranquilla, pacifica, sorridente, non parla male di nessuno, non ti fa niente di male. Certo, se il diavolo incarnato ti sta antipatico lo stesso, ma è un'eccezione, non è regola. Perché noi molte volte siamo antipatici. Questo bisogna dirselo. Perché siamo antipatici, perché meritiamo di essere antipatici, perché ci comportiamo da antipatici. Bisogna dirselo. E se tu ti comporti da antipatico, se tu dai segnali distruttivi, relazionalità brutte, capite? Che qui c'è una sfaccettatura, cioè, guardate, io spero che lo Spirito Santo mi porti, insomma, perché lui si avviene da tante cose, cioè la capacità di guardarsi dall'esterno, dire, ma io che sto facendo con questo comportamento? Non ho fatto niente, cioè, non ho fatto niente. Guarda la faccia che c'hai, guarda la mimica che c'hai, guarda come guardi quella persona, guarda come tratti quella persona, guarda il tono della voce, guarda, cioè sono infinite le cose, capite? La perfezione che si vede, la Madonna era perfettissima, capite? Gesù era perfettissimo,
Cioè, più tu vai in questo mondo, quando uno entra in una raffineria, vedi che sei rezzo, proprio rozzo, proprio aspido, sei fuori aspido. E poi se tu ti lasci, perché questo è un processo certamente non con dolore, d'accordo? Ma bello anche, perché tu capisci, insomma, è bello procedere verso il meglio, d'accordo? E non rimanere sempre uguale, no? Non è bello pensare che la causa del male sono sempre gli altri sono brutti, sono cattivi, non vogliono bene, non accettano, non mi stimano, io per questo sono infelice, questo lo pensano tutti quanti mortali, pensano, ma non è così, capite? Perché poi si può presto passare dalla colpa degli altri alla colpa del padre eterno, perché poi alla fine se uno va a strilli, lo dice Gesù nei scritti, dice, ma arrivano in continuazione dagli esseri umani, cioè, che poi sono pazzie questi qua, capite? Pensate nella forma grossolana della bestemmia volgare, proprio un atto satanico per antonomasia. Cioè, sono falsità, non stanno così le cose, è il contrario. Allora, l'uomo diventa, in forza di questo, lo zimbello di tutte le cose create. Perché noi siamo stati gli unici folli a dire esco dall'ordine voluto da Dio. Gli altri non sono usciti dall'ordine voluto da Dio. Gli animali non sono usciti dall'ordine voluto da Dio. Nessuno, siamo usciti soltanto noi, tra l'altro questa nostra uscita. Sempre San Paolo, ha causato riverberi negativi sulla creazione stessa, che ne paga le spese in colpa nostra, non soltanto per l'inquinamento globale, per il surriscaldamento energetico, queste sono, come dire, cose macroscopiche che fanno comunque capire che il disordine, la follia dell'uomo ha un prezzo, cioè bisogna guardare queste cose anche in ottica soprannaturale, ma queste sono le macro espressioni di questo punto fondamentale, cioè il nostro disordine che genera disordine, e genera disordine fino al punto che da un punto di vista ontologico tutte le cose storte che vediamo nella creazione, le cose violente da un punto di vista metafisico, si dice così, sono originate dal nostro disordine. Questo insegna autenticamente la dottrina della Chiesa, capite? Cioè tutto quanto il male ci scatena contro, ma l'abbiamo generato noi. Gesù è venuto a prenderselo su di sé sulla terra, è venuto a prendersi su di sé, voi immaginate, cioè, capite che questa è una follia d'amore. Cioè lui ha fatto la fine del mondo, lui viene nel mondo per prendersi su di sé la fine del mondo ed essere accusato come se ne fosse la causa, per toglierci. E gli uomini non l'accolgono, non l'accettano, non riconoscono e continuano a fare ciò di prima. Perché questo è quello che fa Gesù. È incredibile. Allora, noi concludiamo. Vedete, qui c'è proprio un appello della Madonna, perché anche la Madonna sa benissimo che ogni essere umano, ognuno di noi, ogni anima, è libera, non può essere forzata a fare nulla. E noi ogni giorno, con una bella penna, ci scriviamo quella che era la nostra vita terrena e ultraterrena in base a quello che vogliamo. Ho detto recentemente che Dio si è dato una legge che è ragionevolissima, quindi non è che Dio sia legge, ma che lui non la viola mai. C'è una cosa, se c'è una cosa che non farà mai, è violare la libertà di una creatura creata a sua immagine, come intelligente e libera. Questo non lo farà mai. Per cui userà sempre le armi dell'amore, della persuasione, del farti riflettere, del cercare di fartelo capire, comprendere, eccetera. Ma se tu non vuoi, con suo solo dolore, buon proseguimento non di paradiso anticipato, ma di inferno anticipato, o se almeno comincia a vivere un pochino vicino al Signore, ma non troppo, di purgatorio anticipato.
Ma il paradiso anticipato lo scordi. Pondere il gran male dell'umana volontà, togli gli occhi dell'anima e la fa diventare cieca. Gli uomini non capiscono niente, non vedono niente. Purtroppo, molti uomini sono proprio completamente lontani, accecati. Ecco tutti quanti i miracoli di guarigione dei ciechi che fece succedere nei Vangeli, no? In modo che tutto è tenebre e paura per la povera creatura, ancora. Le persone paurose, guardate che la paura, dice San Tommaso, l'ira è la passione più intensa, ma la paura è quella più violenta, quella che maggiormente paralizza completamente l'azione dell'uomo. Lo provate quando c'è della paura, il panico, ricordo, il terrore di qualcosa, l'angoscia, l'ansia, e guardiamo come reagiamo, non abbiamo più niente. E la Madonna ci dà un suggerimento, questo poi aspetta la nostra preghiera personale. Metti la mano sul tuo cuore e giura alla mamma tua che vorresti piuttosto morire che fare la tua volontà. Questo. Proposta da parte del cielo, questo. Aspetta la nostra libera preghiera personale. Io, per non fare mai la mia volontà, non avevo nessuna paura. E come potevo dire qualcosa? Sapete, possiamo concludere dicendo, non hai fatto una bella esperienza dell'amore di Dio, cioè tu lo percepisci quanto ti ama il Signore, sì o no? Se non lo percepisci per niente, vuol dire che ancora molto regna nella tua vita, la tua volontà è proprio la mia. Perché è impossibile entrare in questo mondo e non percepire come primissima cosa, ma la percezione, ricordo, la percezione spirituale fonda dell'amore veramente grande che Dio ha per te in quanto te, come singolo e come individuo, per l'unicità e l'imprescindibilità e l'irripetibilità dell'anima che ti ha creato, noi la nostra anima non conosciamo quasi per niente. Questo mettiamocelo bene in testa, come diceva Don Francesco, che cos'è la tua anima e quanto è grande il suo valore, cosa può fare e che cos'è gli occhi. Tu non lo sai. E questa è una delle cose belle che a contatto con lui si comincia a percepire, quindi anche una riconciliazione con noi stessi, una percezione positiva del nostro essere in quanto persone, capite? Ah, quanta gente, dietro tanti nostri comportamenti ci sono, noi non ci accettiamo, non ci stimiamo, non ci vogliamo bene, ci abbiamo le ferite, questo e quell'altro. Guarda che la psicologia è molto limitata. Quando è laica, non solo che è molto limitata, ma può essere pericolosa quando è laica, nel senso di laicista. Però attenzione, molte cose, molte dinamiche profonde, un po' di buona e sana psicologia come aiuto per entrare dentro noi stessi, buona e sana, che ci si arriva anche ragionando un pochettino, quindi se mettete attenzione, fa molto, molto bene. Perché se non smascheriamo alcune cose, se non disattiviamo alcuni patterns, alcune cose, non ci siamo. Saremo dominati da alcune cose, da alcune dinamiche, non ci sentiamo mai dentro questo mondo qui, perché siamo in balia. Bisogna riconoscere, disattivare. Questo è un processo doloroso, questo qui è, ma i frutti che poi produce, bisogna fare l'esperienza per rendersene conto. Facciamo un po' di silenzio e poi concludiamo.
Sovrano mia, come sono dolci le tue lezioni, come mi fanno comprendere che l'amare della mia volontà amare. O quante volte anch'io sentivo in me paura e timidezza e mi sentivo come lontana dal mio creatore. Era la mia volontà umana che regnava in me, non la divina. Perciò io sentivo i suoi tristi effetti. Quindi se mi ami, madre figlia, prendi il mio cuore con le tue mani e mettimi fuori la paura e la timidezza che mi impediscono il volo verso il mio creatore. E dal posto di essi, mettimi il mio fiat che tanto e che vuoi che regni nella mia mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica il potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.